Signori, terzo episodio della serie Skyblock che vi sta piacendo tantissimo. Oggi non voglio perdermi più di tanto in una intro, anche se in realtà mi piacciono e non mi lamento, perché ci sarà molto da fare. Quindi vi invito semplicemente a lasciare un bel mi piace, un commento, condividere il video e seguirmi con me nella Skyblock. Andiamo? Venite? Dai, su, venite. Signori, riprendiamo dall'ultimo episodio, ovvero dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio. Ho sbagliato a parlare, ma vabbè, ci siamo capiti. Nel quale mi avete detto... Partiamo malissimo, scusa. Volevo prendere il bambù, non colpire il panda, per appunto addomesticarli. Sfama. Oddio che bello, cioè signori, mi avete detto tutti quanto è bello. Ti prego non rimanerci male. Bastardo. No. Ok. Mi ha picchiato il panda. Bravissimo. Vi sfamo così diventate miei amici. Bravissimi. Bravissimi. Oh, continuate a scrivermi, signori, dei commenti decisamente utili, perché io questa cosa non la sapevo. Cioè, stavo dando i panini l'altra volta. Cioè, io i panda in casa mia li farei morire dopo 2 giorni. E, appunto, ora che abbiamo un botto di bambù, glieli diamo tutti, o quasi, no, dai, non tutti, se no ingrassano, e li sfamiamo. Ce ne teniamo 15, dai. Top, vai, divertitevi. Guardate come mangiano, guarda come mangiano. Vabbè. Allora, signori, fuori piove e c'è bruttissimo tempo. Le mucche le lascio ancora crescere per fatti loro. Vado a dormire e poi ci vediamo nell'esplorazione di un'altra isola. Stavo per andare a dormire nella crafting table. Ah, puoi dormire solo di notte, eh? Allora, aspetterò. Aspetteremo. Allora, signori, dato che qui non si fa notte, manco a pagarla. E qui, vabbè, senti peggio rumori. Ok, mi ero bloccato. Dicevo, vabbè, questa qui si esplora dopo. Per ora volevo andare a esplorare questa. Oddio, che rumori sono. Oddio, no, devo andare a controllare. In caso vi faccio un taglio, ma devo andare a controllare. Vabbè, non c'era nessuno. Torniamo al punto di prima, sostanzialmente. Mi hanno fatto uno scherzone. Tu stai lì, lama. Stai lì, tranquillo. E non facciamo cazzpiteriate. Ah, è qua sopra. Sto schifoso. Viece? Ti ho ucciso una volta. Non ho paura a ucciderti ancora. Va bene, salgo io. Ok? Stai lì. Stai lì che salgo io. Zombie infame? Sì. Fai il fighetto. Dai, scendi. Ah, non scendi, c'è paura, Tss. Dicevamo, andiamo su quell'isola ad esplorare e ci andiamo con i nostri bene amati slab. Io costruisco, ci vediamo dopo. Tra l'altro sta anche piovendo, c'è un bruttissimo tempo. Non mi faceva dormire e quindi ci siamo accontentati della pioggia che ci picchia sopra la testa. Stavo cadendo, ok. Facciamo finta di niente, Master tagliala, non la taglierò. Allora, sono arrivato e si è fatto giorno. No, non è vero, sono andato a dormire. Però volevo esplorare quest'isola dei villagers. Buongiorno villager, vediamo cosa mi dai. Livello 1 principe. Ah, perché poi sale di livello, è vero. La terra per... Ok, vabbè, per ora non, sinceramente non ci serve. Ma ognuno ha una cosa diversa, secondo voi? Sì, vabbè. Comunque, continuate a scrivermi gli obiettivi nei commenti, che io li accetto tutti. Tipo, potete scrivermi degli obiettivi riguardanti questi villager. Che bello, oddio, mi sono spaventato tantissimo. Terracotta smaltata arancione. La tengo. Boh, sembra una figata totale. Però l'alto forno me lo voglio prendere. Mi ha chiuso la porta in faccia. Oh, come ti permetti? Schifoso lurido. Magari sotto dite che c'è qualcosa. Magari scambiano qualcosa di interessante. Il secchiello di merluzzi. Ok. Non raccontano più di tanto questi villager. Grano. Sì, il grano te lo prendo subito. Vai. Graneggia, master, graneggia. E dato che sono un bravo cittadino, ti rimetto tutti i semini. Allora, volevo scavare qua sotto un attimino per vedere se appunto trovavamo qualcosa di interessante, anche se la vedo dura. In caso vi aggiorno, speriamo di trovare qualcosa. Per ora stiamo trovando solo terra e cobblestone. No, comunque non c'è niente sostanzialmente di interessante. E quindi ce lo facciamo andare bene così. Niente, signori, non c'è. Però ho visto un'isola. È quella dei cavallini. C'è l'isola dei cavallini, signori. Che challenge potremmo fare nell'isola dei cavallini? Fatemelo sapere, come sempre, nella sezione commenti. Ora, qua è pieno di grano, ma non lo prendo. Sapete cosa? Mi devo craftare un secchiello. Così, il mio piano è: prendo il secchiello, arrivo lì, ci butto l'acqua e scendo tramite l'acqua. I panda li abbiamo impandati, o se no andiamo prima qua? Ma sì, dai, andiamocene prima qua, che vabbè,
Non c'è niente, molto probabilmente. Però voglio lo stesso dargli una chance. Go go Power Ranger, Mystic Force. Brr, brr, brr. Go go Power Ranger. Quanti di voi guardano o guardavano i Power Ranger? A caso già è tipo no, l'ho superato. No, l'ho superato. È tipo 2 o 3 giorni che mi sono infognato con i Power Ranger. A me piaceva un botto quella dei dinosauri, ma un botto. Oppure c'era anche Mystic Force. Oppure c'era anche quella dei Power Ranger che andavano, che potevamo modificare, manipolare il tempo. Ce n'erano un po' di serie, ne hanno fatti tanti Power Ranger, sono storici più che altro. Ma tra un Power Ranger e l'altro noi stiamo scavando sempre più in alto. Ora non troveremo niente? Probabilmente no. Ci sono molte isole vuote. Tipo questa, cioè a cosa serve un'isola del genere? Ho finito i blocchi di costruzione. Però, bravo Master, c'hai una crafting table alla portata di table e ti crafti altri slabs. I slabs. Spacchiamo il tutto e spacchiamo soprattutto questo ragno che, ok, è pacifico, però si sta zoomando. Avere un ragno insieme a noi in casa. Anche no. Sfama, 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 che i piccolini mangiano come dei bovini. No, no, stai dentro, stai dentro. Aspetta, aspetta. Una recinzione devo fare. Devo fare una recinzione. Quindi, adios, bitches. Adios. Divertitevi col ghepardino. Vi ho portato un nuovo amico, anche se era lì già da prima di me. Questa, appunto, magari lì sopra c'è qualcosa. Non lo so, boh. Vabbè, per ora lasciamola così. Però vedete già quanti collegamenti. Vi tengo d'occhio, pecorelle, state attente. Allora, io direi per il bene di tutti, perché so che lo volete tutti, iniziamo ad andare a vedere cosa c'è nel Nether. Mettiamo le basi per il Nether. E poi, non so se lo esploreremo adesso. Però, diciamo che, appunto, le basi le mettiamo. Soprattutto, come dovremmo mettere le basi qua per costruire. Ok, siamo arrivati. Cadiamo rovinosamente? Sì. Aia, fighe sberla, proprio sentito. Ah, tutto. Ah. Allora, qua, va bene, no, dai, li teniamo per la bellezza del paesaggio ed entriamo finalmente nel Nether. Così, almeno, vediamo un po' com'è. Vabbè, che bordello, dove siamo? Nel Nether? Sì, sostanzialmente sì. Buongiorno, buon Giorgio. Ok, quell'isola non la esploreremo, perfetto. Ci sono i Gastega e basta. C'è il Quarzega. Perché sto parlando tutto così strano? Questo togliamolo, va. Allora, siamo circondati da ghast. Sembra tipo di essere nello spazio, che sei circondato da navicella aliena. Una volta ci sono stato. Vabbè, poi vi racconterò di quella volta che sono andato nello spazio. Per ora, lasciamo magari un altro giorno questa storiella. Mi prendo tutto il quarzo giusto perché fa fico avere il quarzo. Non ti tocco neanche se mi paghi. Qua, vabbè, c'è dell'altro quarzo. Potremmo prenderlo tranquillamente. Quello lì per ora lo lasciamo lì. Stavo per colpirli. Stavo per fare l'errore più grande che potessi fare. E qui appunto c'è il Nether. Il Nether. Fatemi sapere cosa volete che io faccia nel Nether. E lo, no, no, non bruciare. No, Master, no. Cattivo bruciare. Cattivo bruciare. Master, non bruciare. Ma, Master? Ma, cretino? Ok. Quindi per ora abbiamo dato un'occhiata al Nether. Abbiamo visto che questi cosi sono fastidiosissimi. E siamo circondati da ghast alieni. Di isole ce ne sono. Bella quella. Oh mio Dio, quanto è bella. Qui, questa è la lava, quella lì non ci interessa, ma però vabbè, magari un collegamentino ce lo facciamo. E ce ne torniamo nel mondo reale. Così, almeno, diamo un'esploratina magari all'ultimo. Vabbè, sempre il bordello che... Pronto, navicella, stiamo per decollare, navicella. Passo. Navicella. Qui, 911. Apollo 13, navicella, Apollo 13, stiamo per decollare. Ok, siamo usciti. Vado a dormire, torniamo a casa. Stavo perdendo l'equilibrio. E direi che magari l'episodio può concludersi qui. Anzi, no, come... vabbè, ma mi invadete anche qui. Ma stai scherzando? Già mi invadono sempre nella serie principale. Che, signori, tornerà più forte di prima. No, non ti permettere. Non ti permettere mai più. Mai più. Dove sei? Prendi ste sberle. Ok. Mamma mia, anche qui ci invadono, ma no sense. Oddio, dicevo, già nella serie principale ci invadono come se non ci fosse un domani. E tra l'altro la serie principale di Minecraft tornerà con la seconda stagione. Quindi datemi del ferro e vi conquisterò Roma. Altra piccola citazione. No, per... C'è un creeper ad episodio, c'è un creeper ad episodio. Cioè, è incredibile questa media che ho io di sfortuna. Tra i cosi che ci invadono e tra i creeper che ci picchiano e tra il resto che resta,
E che cazzpita, signori, cioè, proprio che sfiga. Allora ditelo, che sfiga. Andiamo a salutare i panda e poi ci salutiamo anche noi, signori, ci salutiamo anche noi. Ma non prima di essermi fatto un piccone. E signori, il nostro l'abbiamo fatto, il Nether l'abbiamo iniziato ad esplorare, abbiamo un po' visto com'è. Nel prossimo episodio appunto andremo ad esplorare il Nether e magari le altre isole. Andiamo in questa qui delle mucche, vabbè, non ci sarà niente. Scrivetemi come sempre le cose da fare, tipo anche nel Nether, così scrivetemi un po' le idee interessanti che avete, perché ne avete. Là sopra è l'isola dei materiali, dobbiamo andarci. E ok, that's it, signori. Mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio. Spero appunto che questo episodio vi sia piaciuto. Lo sto registrando un pochino prima di essere arrivato ai 1000 iscritti, quindi se non ne ho ancora parlato, non ho detto niente, è perché lo sto registrando prima. Vi invito a lasciare un commento, un mi piace, condividere il video e fare. Io vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!